Cari amici bianconeri, ciao da Simone Avsim. Patrice Evra sta per lasciare la Juventus, potrebbe andare al Valencia nell'ambito della trattativa che la Juve sta tenendo per la cessione di Zaza, ma potrebbe molto più probabilmente tornare al Manchester United, dove tra l'altro avrebbe anche un ruolo dirigenziale quasi assicurato nel momento in cui dovrà poi abbandonare il calcio giocato. Che cosa è successo? Sembra strano, sembra quasi incredibile che Evra così all'improvviso se ne vada dalla Juve, un giocatore così integrato nello spogliatoio, anzi punto di riferimento dello spogliatoio, una guida motivazionale da certi punti di vista. Ricordiamo le interviste post partita, le dichiarazioni di Patrice Evra nel momento in cui la Juve arrancava in campionato nella scorsa stagione, era molto distante dalla vetta ed era in fase di recupero prima di mettere in sequenza tantissime vittorie consecutive e tantissimi risultati positivi fino a vincere lo scudetto. E proprio Evra è stato in quel momento una guida sia per i suoi compagni, soprattutto i più giovani, sia per i tifosi. È stato rassicurante con le sue dichiarazioni e appunto lo ricordiamo sicuramente in positivo per questo. Poi però devo dire che Patrice Evra ha cambiato atteggiamento e ha cambiato colorazione del suo personaggio. È passato appunto dall'essere un personaggio concreto, di riferimento, che diceva cose giuste al momento opportuno, all'essere un personaggio un po' più ironico, così quasi da cabaret, con i video che ha pubblicato sui social, su Instagram in particolare negli ultimi mesi, che sicuramente ci hanno fatto divertire, però hanno rappresentato, hanno mostrato l'immagine di un calciatore diverso da quello che abbiamo conosciuto e che abbiamo apprezzato. Credo che quel tipo di atteggiamento così ironico, che comunque va stimato perché non è neanche facile porsi in quella maniera davanti a milioni di persone, pur essendo comunque uno sportivo professionista e quindi soggetto a molte critiche, ma appunto dicevo, quell'atteggiamento sommato poi a delle prestazioni non tanto apprezzabili, delle prestazioni rivedibili in gran parte, e parlo soprattutto della pessima prestazione di Patrice Evra in finale di Supercoppa Italiana contro il Milan a Doha, ebbene ci portano a vedere un giocatore completamente diverso. Credo che proprio la finale di Doha abbia rappresentato un punto di rottura tra Evra e l'ambiente. Allegri, sappiamo tutti, è uscito furioso da quella finale, da quel campo, ce l'aveva con alcuni giocatori, uno di questi era forse Paulo Dybala, un altro era probabilmente Evra. Abbiamo ottime ragioni per crederlo, visto che Evra è stato uno dei peggiori in campo e lo possiamo riconoscere tutti. Infatti è stato veramente una sfortuna l'infortunio di Alexandro, perché è stato quello che ha cambiato la partita. Da lì in poi Suso ha potuto fare quello che voleva proprio con la complicità di Evra, e allora evidentemente si è esaurita una carica di energia, di motivazioni tra l'ambiente e il giocatore, e viceversa. Probabilmente è per questo che si sta pensando a questo trasferimento, che ripeto comunque ha del clamoroso, perché credo che prima del 23 dicembre 2016 nessuno di noi avrebbe immaginato una partenza di Evra a gennaio, peraltro, così come era difficile immaginare in generale una cessione da parte della Juventus di un giocatore a gennaio. Infatti se partirà Evra, come pare che sarà, sarà l'unico trasferimento, l'unica cessione da parte della Juventus. Chi verrà al posto di Patrice Evra? Probabilmente adesso nessuno, si tratta per Decidio. A giugno ci sono anche altri nomi di giovani, anche dell'estero, il che è un segnale importante, visto che la Juve negli ultimi tempi ha acquistato quasi esclusivamente in Italia e continua a farlo, soprattutto quando si tratta di giovanissimi da impiegare poi in prestito fino a poi a portarli in prima squadra. Ma per il momento pare che sia Kwadwo Asamoah, il giocatore che ha rinunciato tra l'altro alla Coppa d'Africa per restare alla Juve ed essere al meglio per i bianconeri, sembra che sarà lui a sostituire Patrice Evra, quindi come vice Alex Sandro. Questo anche perché
come interno, come mezzala di centrocampo, come interno di centrocampo, abbiamo aggiunto alla rosa Rincon, che è probabilmente più titolare e più affidabile di Asamoah in quel ruolo. Quindi, ancora una volta, bene la campagna acquisti della Juve, anche se i movimenti sono stati uno o due. Attendiamo l'ufficialità del trasferimento di Evra, lo saluteremo comunque con affetto, con stima, perché è stato ed è un bianconero vero, e vediamo come proseguirà la campagna acquisti, soprattutto in chiave giugno a questo punto. Ma soprattutto attendiamo con grande entusiasmo, almeno dal mio punto di vista, il ritorno in campo della Juventus. Tra l'altro, contro il Bologna domenica, proprio Evra dovrebbe essere titolare, visto che Alessandro è ancora infortunato. Ci sentiamo per un prossimo video e sempre Forza Juve!